Sono alcune parziali risposte in un clima che però non è quello che ci dovrebbe essere quando si parla di morti sul lavoro. Il governo dice che ci serve unità e convoca su un tavolo diverso dall'altro prima le organizzazioni sindacali e poi le associazioni datoriali. Il governo dice che servono investimenti e non siamo riusciti a capire, perché probabilmente lo decideranno oggi in Consiglio dei Ministri, quant'è la copertura economica che servirà a fare le nuove assunzioni, perché di questo si parla. E non ci siamo, perché sui temi della sicurezza bisognerebbe avere la capacità e la possibilità di approfondire, di discutere. Il testo di un eventuale decreto ci è stato consegnato stamattina, fra l'altro nemmeno in modo organico, in modo disarticolato. E guardando quei testi emerge intanto subito che è vero che c'è una risposta ad una nostra richiesta di patente a punti che si chiama patente a crediti, quindi c'è un'impostazione diversa, ma la vita di un lavoratore vale 20 crediti, si può lavorare con 15 e 5 si recuperano con un corso di formazione. Come vedete c'è una valutazione che a noi sembra lontana dal rispetto delle vite umane e dalla necessità di intervenire con investimenti e risorse su un tema che equivale ad una strage. E anche dal punto di vista penale ci si dice che sono disponibili a ragionare nel corso dell'iter parlamentare sull'omicidio sul lavoro. Io ricordo che questo è il governo che ha inserito l'omicidio nautico. Si parla di inasprimento di pene, però non abbiamo ancora capito quali sono le ricadute. Anche sulle nuove assunzioni, per esempio, i carabinieri saranno in tutto 50 su tutto il territorio nazionale, quindi con un aumento forse dello 0,5% per ogni struttura provinciale. Ho ricordato al tavolo che 600 milioni per gli agricoltori li hanno trovati in 24 ore. 600 milioni per gli agricoltori. Aspetto di capire quanti milioni saranno destinati per intervenire sulla sicurezza.